Qual è il primo che esplode? Al centro? No, qua a parete. A sinistra, in alto, a sinistra, in alto. Sì. Eccola. Dum. E lo vediamo. Bello. Ed è. Vabbè. Polverone adesso. Va bene, sì. Benissimo. Andiamo ad andare a vedere lì cosa. No. No, a questo punto no, perché sempre quando è partita la volata bisogna uscire perché ci sono i fumi. Non si può andare lì. No. Ah, vabbè. E allora andiamo perché vogliamo andare a vedere caricare questo talco, quella pala che ci è passata accanto. Adesso andiamo a vedere dove viene caricato il talco che è stato stoccato in una tramoggia. Il talco viene caricato in un vagone che poi viene portato attraverso i binari al di fuori della miniera. Ah, ecco qua. Il vagone è un caricamento, un sistema di caricamento. Il trenino c'è da tanto tempo, eh? Sì, trenini da tanto tempo. Molto più ridotti, meno potenti, ce li avevamo già noi. Senta, ma quando lei dice noi, dice fino a 10 anni fa. Fino a 14 anni fa. E 14 anni fa era tanto diverso il sistema. Era completamente diverso. Mamma mia, ma in 14 anni... Hanno messo delle macchine con una tecnologia talmente avanzata che noi non immaginavamo nemmeno. Senta, e allora tutto il suo va a finire nel museo? Va a finire nel museo che sta allestendo la comunità montana delle Val Chisone Germanasca e con un trenino porterà i visitatori... Come abbiamo fatto noi. Esattamente, a vedere i cantieri come erano un tempo. Mettiamo Toninelli sul vagoncino. Vieni, vieni. Ok, vai. E adesso siamo pronti per partire. Con un carico di talco. Sì. Quanti esce di treni così dalla miniera? Beh, normalmente noi facciamo intorno alle 180 tonnellate al giorno. Ogni treno porta 20 tonnellate circa. E quanti ne fa al giorno? Quindi 8, 9, 10. Ce ne viene tanto, di cipria. Sì. Va bene, andiamo dietro. Qui mi sembra di essere ritornato Indiana Jones in questa... ogni volta... Bene, andiamo dietro al carico con il trenino. Ecco qua, il talco che servirà, guardate com'è liscio e com'è untuoso. Forse tanti non sapevano che il talco si estraeva dalle viscere della montagna. Adesso il nostro trenino porta fuori il talco, noi lo seguiamo e tra un attimo saremo già in elicottero verso Valpellice. per finire la nostra trasmissione con le solita tavolata. Ci fermiamo un attimo perché adesso vediamo le previsioni del tempo la prossima settimana. Meteo Verde. Allora riprendiamo qui con l'elicottero, siamo risaliti su, usciti dalle viscere della terra, diciamo così, saliamo verso l'alto con i nostri amici Gianni e Paola. È un posto bellissimo, Paola. È un posto molto bello. È un posto, la Valle d'Agrogna, che è una delle valli laterali della Valpellice. È una valle che possiamo vedere dall'alto, è molto aspra, molto selvaggia. Infatti è la più aspra, la più selvaggia delle tre valli di cui si compone la Valpellice vera e propria, la Val di Rorà e la Val d'Agrogna. E adesso scendiamo perché questo è il posto dei camosci. Vediamo un attimo che cosa riusciamo a vedere. Eccoli là, guarda, in fondo a quella slavina. E oltre ai camosci qui in Valpellice abbiamo anche gli stambecchi, abbiamo i caprioli, abbiamo i cinghiali. Gli stambecchi sono un po' più difficili da vedere. Ecco qua, andiamo qua, poi noi dobbiamo scendere verso la fortezza di Valpellice, Oggi è una giornata particolare, è la vigilia della festa nazionale, esatto. Della festa nazionale. Della festa dei Valdesi. Della festa dei Valdesi. Il 16 febbraio, la sera, i Valdesi accendono, ancora oggi, in tutte le borgate dei paesi delle valli valdesi, accendono dei fuochi che stanno ad indicare la gioia per la libertà ottenuta nel 1848. Dopo secoli di repressione... o secoli in cui sono stati tollerati, ma di grande... Scusa, già, questa è Valpellice, giusto? Sì, adesso. Questa è Torre Pellice. Luserna San Giovanni. Ecco, qua finisce, diciamo, la valle, le valli... Il territorio, ecco, sì. C'è la pianura padana e qua abbiamo invece
il posto dove andiamo a atterrare, che è la fortezza, che lo capirete poi, si capisce bene, non era a difesa di Valpellice ma a controllo dei valdesi. Benissimo, atterriamo proprio in cima al prato della fortezza e scendiamo velocemente perché Rossi deve ripartire. Giorgio, è il dialetto locale. È il dialetto locale, questa lingua d'oc. Devo ben salutarla nel dialetto locale. Ma no? Fa un caldo. Okay. Bellissimo. Quando arriva Linea Verde fa del tempo. Allora, Giorgio Turn è lo storico. Lo storico. Lo storico locale. E noi abbiamo già detto tutta la storia. Sì, tutta la storia, ormai sappiamo tutto. Abbiamo detto che questo è un giorno particolare. Siamo alla vigilia del 17 febbraio. Del 17 febbraio. Ecco, siamo stanotte, il 16. Stanotte ci saranno i fuochi. Stanotte sono i fuochi e domani sarà una grande giornata, una grande festa, eccetera, eccetera. Benissimo. E adesso scendiamo in questo Era il forte. Era il forte di Santa Maria, da cui i ducali controllavano l'area valdese. Lei vede qui Torre Pellice. Abbiamo detto che non è una difesa della Valpellice. È il controllo. E quando è stato? 700. I francesi l'hanno fatto saltare e l'hanno distrutto. Nel 700. Perché qui i valdesi non abitavano. Tutta questa zona era proibita ai valdesi. Abitavamo sui monti. Qui abbiamo Mauro Pons. Grande alpinista. Grande alpinista e più che altro esperto di agricoltura, che poi era quello. Qui si sta facendo una concimazione vera, vera, super biologica. Con vero letame. Vero letame. Della stalla che ecco, però io ho fatto una piccola inchiesta. Non è che ci è rimasto tanto dal punto di vista dell'allevamento. Sì, è rimasto molto. E cosa fa la gente della Valpellice, della Val Germanasca? Pendola. Pendola su Torino. Molti sono andati a pendolare. Anche una zona residenziale, come ha visto, no? Tutte case, villette. E adesso com'è la relazione con lo Stato, va, diciamo così? Ah, no. Adesso la comunità valdese, la Chiesa valdese, ha un'intesa con lo Stato. Lo Stato ha fatto un'intesa con la comunità valdese e con altre comunità religiose anche, no? Con altre chiese. E il rapporto con la Chiesa cattolica? No, siamo dei rapporti cordiali. Cordiali. Dopo tanti secoli, finalmente siamo. Rapporti cordiali con una valutazione. Con una valutazione critica. Cioè, noi siamo dei sentimentali, di quelli che così vanno dietro alle cerimonie, alle cose simpatiche. Sento un canto. È la corale che si sta provando. La lingua nostra, oltre il dialetto del provenzale, era il francese. Me l'aveva già spiegato su in montagna, Claudio. Comunque adesso l'hai visto giusto. Adesso siamo qua, questo bellissimo canto, e abbiamo anche il falò. Ecco il falò, questo è il falò. Che accendiamo questa sera. Non è che si potrebbe dargli fuoco ora, a uno, subito? Sì. Allora via, vediamo come va questo falò. La vecchia tradizione era di chiudere con la bandiera e poi... Bandiera italiana, no? Italiana, certo. Carlo Alberto. Non c'era ancora l'Italia, però comunque... ecco era qua. Un segno di... Nazione. Allora, ma la leviamo? Non bruciamo la bandiera! scherzo. Allora... Ma è così, non è questo legame... Senta una cosa, questo è un falò, voglio dire, di gioia. Però di falò, qua ce n'è stati tanti che non erano per niente di gioia. Non erano di gioia, erano dei roghi. Dei roghi. Su cui si metteva la gente al bruciare. È successo, eh? È successo. Tanto? Non c'è abbastanza. Avete fatto qualche numero? Non lo so. È qualche centinaio. Qualche centinaio? Durante il 600 più che altro. 500-600. Eccolo qua. Ale, l'abbiamo dato fuoco. Adesso lui si incende. Ma come, in cima? Si accende da sopra, la tecnica è che da sopra brucia e scende. Allora loro si sono fermati, io vorrei sentire un'altra canzone, c'è questa. Quella che cantano adesso?
È un canto molto particolare che cantiamo la sera del 16 febbraio, il 17, il giorno. Allora, noi abbiamo anticipato alle una questa cosa. Perché cantiamo noi domani in chiesa durante la funzione. Vabbè, vabbè. Allora. Il giuro. Eccola giù, stanno ancora a preparare la legna. No, non per il falò. Quello, per il falò, Ma quello che non ha servito laggiù l'abbiamo messo qua. Sul fuoco. Fuoco. Sì, benissimo. Andiamo, lasciamo il nostro coro a cantare questa canzone importante. A provare il canto. Il falò a bruciare. Va da cima, dalla cima. Bene, devo dire una cosa. Il nostro numero verde 1670-14674, il numero verde di Linea Verde, ricordatevi che aspettiamo sempre le telefonate sulla questione delle immagini che abbiamo fatto vedere in Calabria, quelle dove si vedeva come si lavora il maiale, che hanno fatto un po' impressione a qualcuno. Però noi pensiamo che bisogna parlarne di questa cosa. Abbiamo già ricevuto tante telefonate, lettere di protesta, ma anche di favorevole, cioè di gente che dice... A me non ha visto com'era. Si vedevano, Cose che non si vedono mai. Cose che non si vedono più. Bene, scriveteci, Linea Verde, Corso Sempione, 27, Milano. Allora, e qua abbiamo queste signorine bellissime, con questo vestito, con la cuffietta. Ecco, lei ha notato che ritroverà, quella bambina la vede là, sì, ha la cuffietta nera, e queste sono bianche, perché... Mm. Dopo che si è fatta la confermazione. La comunione. La confermazione. Cioè, quando si è entrato nella chiesa. Prima no. Era. Cosa abbiamo qua? Delle patate, c'è un evento storico importante perché inizio Settecento si dice siano stati i valdesi a portare il nome Kartoffeln in Germania, dove appunto patata si dice Kartoffeln, da Tartoffeln, che noi nelle valli si diceva così. Perché assomigliava appunto ai tartufi. Allora. Mele. Abbiamo delle mele renette, mele rosse e mele rosate che hanno la buccia più ruvida. E poi le castagne. Ormai siamo fuori, fuori stagione. Intanto ridiamo un'occhiatina laggiù a tutto questo splendore. Noi veniamo da là, dal Pra, là, è vero? Proprio da laggiù in fondo. Ecco. E poi volevo notare queste lastre. Pietra di Luserna. Scavate i tetti, sono fatti così. Sì, qua è tutto fatto con queste pietre. Con queste pietre bellissime, e qui abbiamo invece la nostra bimba con la cuffietta nera e la borsetta. Cosa c'hai dentro la borsetta? I tesori. Cosa c'hai? Cosa c'hai? No. Fazzolettino, coso, Benissimo. Lo sai cosa mi ha detto che c'aveva una signorina, signorina della corale? Il frontalino dell'autoradio. Uno non lo vede là dentro. E qui invece abbiamo, buongiorno a lei, i formaggi. Abbiamo i formaggi piemontesi. Di tutto il Piemonte li abbiamo messi qua. Quelli DOP. Sì. Cioè che sono? Sono protetti ormai dalla comunità europea. Bene, si fanno qui intorno. Si fanno qui intorno. Allora. Abbiamo, questo è il raschera ed era prodotto in questo formato quadrato per caricarlo meglio sul basto dei muli. Poi il roccaverano, che è questo che è un unicum in Italia perché ci sono tre tipi di latte, quindi pecora, capra e mucca. E poi qua abbiamo le tome del Piemonte. Le tome. Allora noi abbiamo messo questi qui perché sono di tutto il Piemonte, ma adesso attraversando la stalla, anzi andando a seguire, attento Loris, attento, via, andando a seguendo queste mucche entriamo a vedere la mungitura, buongiorno. Buongiorno. Mungiamo un po' tardi oggi, facciamo così, latte buono. Buono, lei ha paura. E usciamo fuori dove abbiamo i formaggi locali della valle. Non solo i formaggi, anche intanto i formaggi classici di questa valle. Allora. E qui abbiamo... Che cos'è? Il Seiras del Fen. Del la ricotta stagionata e poi è messa... Ricotta stagionata. Sì. Questo va assaggiato. Certo, questo non lo conosco.
Questo bisogna assaggiarlo, lì c'è. Ah, eccolo qua. Già... nel fieno. Nel fieno. Ah, nel fieno. Sì. Ah, nel fieno. Nel fieno. E si mangia anche il fieno? Sì, il fieno magari no. Fieno no, così, eh? No. E poi cosa c'è? E poi c'è la toma, che è il formaggio classico, appunto, della nostra zona. Sì, salata. Benissimo. E andiamo a vedere. Ah, buongiorno, signora. Che sto. Sta bene al sole oggi, eh? Bene, benissimo. Anche a fare il fila, eh? E abbiamo delle cose bellissime qua. Chi me le dice, lei? Dico io. Brava. Allora, qui abbiamo la pancetta. Senti con i guanti, eh? Sì. E la borsetta. Cosa c'ha nella borsetta? Un fazzoletto. Ah, meno male. Allora, qui abbiamo la pancetta, le mostardelle fatte con sangue di maiale e grasso e spezie. Mm-hmm. I salami da cuocere, salami crudi. Qui abbiamo la zuppa barbetta, che è la zuppa valdese. Ah, questo è un classico. Eh? Venga qua, venga qua. La zuppa barbetta. Intanto mi dica di cosa è fatta. Allora,